Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale. Vorrei iniziare con una citazione di un famoso giuramento. Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro di promuovere la salvaguardia della salute, del benessere e dei diritti degli individui e delle popolazioni come mio primo impegno professionale. Di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l'eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute. Di prestare soccorso nei casi d'urgenza e di mettermi a disposizione dell'autorità competente in caso di pubblica calamità. Di prestare in scienza e coscienza la mia opera con diligenza, perizia, prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della professione. Allora, ogni volta che riascolto il giuramento di Ippocrate non riesco a trattenere la commozione. Chissà quanti laureati di medicina hanno prestato fedeltà a tale giuramento, ma in quanti realmente lo onorano fattivamente? Io sinceramente da sognatore vorrei lo facessero tutti, ma so benissimo che non è così, purtroppo. In ogni settore lavorativo c'è chi opera con passione e coscienza e chi no. E l'altro giorno, a proposito di persone che operano con passione e coscienza, ho appreso di un medico tarusanese che immediatamente ha dato piena disponibilità per l'effettuazione dei vaccini. In ogni caso io vorrei comunque ringraziare tutto il personale sanitario che si è messo immediatamente a disposizione per la comunità nostra. Lo vorrei ringraziare come Movimento 5 Stelle, ma immagino che tutti quanti voi vi uniate. Non è un caso, Sindaco, che ho citato quel giuramento che lei conosce molto bene di Ippocrate, perché ho avuto diverse segnalazioni di numerosi cittadini che stanno avendo serie difficoltà con il centro dei medici di base. So benissimo che l'argomento è molto delicato, ma siccome le persone ovviamente si confidano e cercano di aiuto, no? E io l'ho portato all'attenzione del Consiglio Comunale, perché è una questione che riguarda l'intera comunità taurisanese, perché sapere di persone anziane che non riescono a trovare un punto di contatto, di comunicazione con il proprio medico, cioè è una questione delicata. Io, Sindaco, se fosse possibile, proprio pensare a un incontro, facciamolo anche online, in maniera, un incontro aperto per poter risolvere questa questione, perché il Covid, vabbè, c'è, la situazione di emergenza è una situazione di emergenza per tutti, però con questo non è che comunque per via del Covid qualcuno che ha paura di recarsi da un paziente, capisco tutto quanto, no? Perché magari non tutti onorano Ippocrate, il giuramento di Ippocrate. È una cosa molto forte che sto dicendo, Sindaco, lo so benissimo, però non posso restare a guardare, perché la situazione di disagio c'è. Il centro famoso dei medici di base è molto piccolo e quindi è chiaro che si rischia stando all'interno, però con questo non significa che non bisogna comunque prestare assistenza per bene. E quindi io pensavo di chiederle, se è possibile, Sindaco, di organizzare un incontro, perché una soluzione va trovata. Le persone ovviamente sono tutte terrorizzate, spaventate, chiunque ovviamente ha paura anche di metterci i piedi magari in certe strutture, perché magari essendo un ambiente stretto non può neanche sedersi, persone che hanno difficoltà anche nello stare in piedi, e quindi una soluzione va trovata.